Questa sera siamo al comune di Cava dei Tirreni con tre donne artiste, una poetessa e due pittrici, nello specifico Giovanna Rispoli, Manuela Borrelli e Sara Di Costanzo. Hanno creato un gruppo Nimia, un nome particolare che deriva dal latino. Spiegatemi un po' tutta questa organizzazione e perché questa serata. Chi vuole parlare? Giovanna, dai, che è la poetessa, diamo la voce a lei. Questo progetto, la presentazione, allora, di questo progetto. Sì, il progetto. Stiamo facendo un attimo un'intervista. Sì, il professore. Non ci sono problemi, anzi, è più bello così. Ottimo. No, vabbè, il progetto nasce proprio dalla volontà di finalmente non tacere su questo tema e portarlo però in maniera diversa, quindi attraverso l'arte che si è praticamente unita alla poesia, perché questo siamo, no? Nimia vuole portare in scena un'arte diversa dal punto di vista femminile, però ne scardina tutto quello che attorno si è creato all'arte, cioè quello che è l'arte superficiale, e ne coglie l'essenza. Sì, è proprio questo il senso che noi vogliamo dare a questo gruppo, cioè di rendere importante ciò che in realtà viene considerato appunto marginale, portuario, meno importante. E invece a volte sono proprio questi contorni che riescono a costituire, a costruire l'essenzialità di tanti discorsi. Questo è semplicemente uno di quelli. E noi abbiamo voluto rappresentarlo con le nostre modalità comunicative, che sono appunto quelle artistiche. Avete coinvolto anche la città? Infatti chi passeggia per Cava può osservare le vostre opere. La risposta delle persone e della città stessa qual è stata quando avete iniziato a proporre questa possibilità di esprimere qualcosa, l'essenza? Di grande entusiasmo, perché i negozianti hanno accolto veramente con entusiasmo questo progetto, sia per l'argomento e quindi hanno dimostrato una grande sensibilità, devo dire, e sia per le modalità, perché questi manifesti con opere associate alla poesia sono piaciuti moltissimo. E quindi ben 25 negozi hanno aderito, sono stati disponibilissimi e noi ne siamo state veramente soddisfatte, ma perché hanno dimostrato una grande sensibilità all'argomento. Voi come gruppo Nimia avete aderito anche alla campagna Posto Occupato, infatti con Giovanna, perché ci siamo incontrate precedentemente anche con Manuela, si è parlato della violenza di genere. Aggiungiamo qualcosa anche su questo tema, che poi è strettamente correlato con la vostra iniziativa e con l'essenza di cui siete portatrice e espressione. Allora, la parte finale, come dico sempre io, l'atto finale è quello della morte poi, fisica della donna, ma la violenza parte da monte, parte da una violenza verbale. Quindi psicologica ed anche da un mancato riconoscimento, esatto, da un mortificato silenzio della donna che tace praticamente, e alla fine purtroppo si può arrivare spesso, ormai in questi mesi si arriva solo e soltanto purtroppo alla morte, e questa donna che si trova uccisa ormai non può neanche più parlare, quindi le facciamo parlare noi. Posto Occupato la fa rivivere, torniamo per un attimo e concludiamo, perché sentiamo che le persone iniziano ad arrivare. La forza dell'arte, arte come possibilità di rappresentare qualcosa di spirituale che è presente nell'uomo, che però poi prende forma in qualcosa di materiale. Voi ne siete la diretta espressione, chi con le parole, chi con la pittura. L'arte veramente può cambiare le cose o può aprire una strada, sensibilizzare in qualche modo, e se sì, in che modo? L'arte fa entrambe le cose. Fare arte è un modo gentile per dire, per esprimere il proprio pensiero. Al contempo però l'arte deve anche sconvolgere, l'arte ha sempre una funzione sociale, ha sempre in qualche modo anticipato e talvolta scosso a quelle che sono le tematiche principali della società, belle e cattive. E in questo caso noi rappresentiamo il brutto in una maniera
cercata, che ci è sembrato essere veramente l'unico approccio possibile per questo tipo di tematiche. Grazie e affrontiamo questa serata con questo spirito artistico, con questa essenza di cui voi siete chiaramente espressione.